Bentornati su Sniper Elite. Proseguiamo dal punto in cui ci eravamo lasciati nello scorso episodio, dove abbiamo fatto esplodere dei depositi di munizioni. Vediamo ora quali altri incarichi dovremo fare, quali altre missioni dovremo fare ora, da questa parte. Vai. Oh no, riecco le postazioni fortificate. Ho dei brutti ricordi con quelle. Piazza aperta, come non ci piace a noi. Però munizioni della pistola. Almeno ci hai rifornito per benino, gioco. Almeno quello. Che poi mi sono ricordato solo ora che effettivamente la scorsa missione è stata così breve che non ho mai salvato. Wow. Ok, è una cosa che non mi era mai successa, però. A quanto pare queste ultime missioni sono molto più brevi rispetto alle prime che abbiamo affrontato, eh? Allora, aspetta, però, in tutto questo non abbiamo ancora guardato né la mappa né il briefing. Ok, questa è tutta la mappa e abbiamo solo un obiettivo. Incontrati con il comandante della resistenza tedesca. Quale onore. E qui cosa ci dice? Batterie di missili Katyusha vicino a Kottbusser Tor. Stanno inchiodando le forze della resistenza tedesca che hanno il compito di supportare l'unità dell'OSS presso il castello. Prova a eliminare gli osservatori avanzati dei Katyusha per offrire alle nostre forze una possibilità di fuga. Se si presenta l'opportunità, abbatti completamente i lanciarazzi. Io spero comunque vivamente di aver pronunciato bene tutti questi nomi, ma non conoscendo la lingua russa né tantomeno il tedesco. Io non so bene come li debba, quali siano le pronunce corrette di questi posti. Quindi, se per caso qualcuno sa come bisognerebbe pronunciarle, me lo scriva nei commenti, perché io allo stato attuale non ne ho la più pallida idea. Ora vediamo. Allora, noi partiamo qua che sopra una postazione da cecchino. Il comandante si trova molto vicino. Quindi dobbiamo attraversare giusto quella stradina e prendere la rotatoria lì a destra. Ok. Fammi giusto vedere per curiosità, postazione da cecchino, giusto per avere una panoramica della zona. Perché effettivamente dare un'occhiata fin dal principio in un punto alto può non essere una brutta idea, perché almeno già ci facciamo un'idea piuttosto chiara della zona. Allora, ho sentito un colpo, però non credo ora mi abbiano beccato, insomma è un po' presto il gioco. Però stanno sparando, sento dei colpi. Vediamo. Aia! E infatti non stavo sentendo male. C'era qualcuno che stava sparando. Oltre ai colpi di sottofondo, che quelli. Buono! Questo è stato un ottimo colpo. Bene, oh. Bene, ci sto prendendo la mano anche con la gittata di questo fucile. Che anche se dal video non sembra, ma vi assicuro che rispetto al fucile precedente ha una gittata un po' differente. Quindi ci devo un attimo riprendere la mano, eh. Quindi se mi vedete mancare i colpi ora è per quello più che altro, che devo un attimo capire come funziona ancora bene questa nuova gittata del fucile. Qua per ora mi sembra che non ci sia altra gente. Sui tetti mi sembra libera. Ok, lì c'è il soldato che abbiamo eliminato adesso, però a parte lui non mi sembra che ci sia altra gente. Ok. Ricarichiamo il colpo, anche se non strettamente necessario, come cosa, però. Ora che siamo in un momento tranquillo, approfittiamone. Ok, direi che possiamo scendere ora. Direi che qui non mi sembra che ci sia altro di interessante da vedere. Controllo giusto anche di qua, tanto per vedere, ma no, qui non ho una gran panoramica, quindi andiamocene. Controllare il personaggio in questi posti stretti non è tanto semplice perché. Non so se ve l'ho mai detta come cosa, ma il personaggio scivola un po' mentre cammino e quindi riuscire a controllarlo in percorsi stretti non è tanto semplice. Però con un po' di pazienza ci si può fare, eh? Non è un grosso ostacolo. Ok, no. Noi dobbiamo andare, sì, dobbiamo più o meno prendere il percorso qui dietro al camion. Come al solito andiamo con molta calma perché in questo gioco la fretta non ripaga mai. È bene sempre osservarsi bene intorno prima di andare da qualunque parte. Quindi sì, andiamo verso il camion, magari senza
correre più di tanto. C'è di buono che mi sembra di sentire del buon fuoco di copertura. Che si sente del buon fuoco di copertura, quindi in qualche modo possiamo farla. Però, tu chi sei? Aspetta, tu sei palesemente nemico. Aspetta. Io il problema è che... No! Più sotto. No, più in alto. Ok. Più o meno un attacco e mezzo, quindi. Preso in faccia. In realtà devo puntare ancora più in alto. Beh, in questo caso era obbligatorio difenderlo il nostro comandante. Credo sia lui, no? Sì. È questa la zona. Anche perché è l'unico che vedo vestito in modo diverso, quindi... Diciamo che almeno su quello si capisce chi fa parte della... Chi non fa parte dell'NKVD, che sono sempre vestiti più o meno uguali. Preso, man male. Più in alto devo puntare comunque. No. Ok, preso. Mancato un paio di colpi, ma alla fine l'abbiamo preso sul collo. Bravo che hai ricaricato. Ora, vediamo. Allora, con la vita. Per ora non siamo messi in modo tragico, però... Te sei alleato. Ok. Quindi, vieni... Sì, sei alleato, sei sempre vestito così di verde, quindi voi non vi devo sparare. Ora. Credo, vediamo. Sì, non mi spara. Ok, no, perché a volte mi confondo. Ma chi è che dice fermati subito? Forse sono loro? Allora, incontrati con il comandante. Ok, ho capito, ma finché ci sono le battaglie non credo che io possa farci molto. Forse è lui? Eagle Watch? Ah, sì. Eagle Watch, che problema hai? Abbiamo un pilota abbattuto e bloccato dall'NKVD. Ha con sé un rullino di foto di ricognizione che servono a Washington. Vedrò cosa posso fare. Ok. Beh, direi di prendere questo. Aspetta, allora, fase successiva. Elimina l'NKVD in quest'area per aiutare la resistenza tedesca. Poi trova il pilota abbattuto e porta il pilota nel luogo sicuro. Ah, questo era da... Quello solo nella prima missione l'avevamo fatto, di portare effettivamente un agente ferito al sicuro. Poi non ce l'avevano più assegnata come cosa. Questa è una brutta zona, Ok, abbiamo un'altra a sinistra. Fatto. Ok, meno male che è rimasto lì come un pesce lesso. L'unica cosa è che stiamo perdendo pericolosamente vita, quindi... No! Ok, preso, almeno l'abbiamo bloccato. Però non è servito a molto. Ok, preso e abbiamo sempre però lui a sinistra, l'ho visto, Ok, perfetto. Perfetto, ok. E qui abbiamo fatto. Ce ne sono altri? Forse sì, perché se continua a sparare... Non lo so, però finché non ci dà l'obiettivo completato qualcuno ci sarà di sicuro. Qui quanto abbiamo di medikit? Ma uno usiamolo, che non siamo messi bene con la vita. A questo punto procediamo molto timidamente qui avanti. Vediamo. Vediamo un po' allora qua. Il problema è che questa è una brutta zona, perché siamo scoperti dovunque. Anche ci sono i bombardamenti che di certo non mi rassicurano. No, qui devo continuare ad aiutare l'NKVD. Devo continuare ad aiutare la mia resistenza tedesca. Dove si trovano? Aspetta, qua c'era un passaggio, non l'avevo mica notato. Vediamo, ma questo forse è il nostro... Ah no, eccoli infatti. Pensavo fosse il nostro rifugio lì per lì, ma no. Questo è solo un passaggio ben nascosto. Preso. Poi di là continuano a spararsi, quindi evidentemente c'è altra gente, no? Prima vediamo se di qua è libero. Sembrerebbe di sì, però non lo so se dietro la fontana qua c'è qualcun altro. Intanto continuiamo a passare per di qua. Fermati subito. Sì, ma io non li vedo, francamente, amico. Facciamo una cosa. Tanto visto che anche qui lo stealth ho capito che lo facciamo domani, io... Ah, ok. Intanto ho visto dov'è. Io però lancio una granata comunque, perché voglio capire se c'è altra gente da quella parte. Non sembra. Ho sbagliato. Ok. Ok, lui è eliminato. Poi... obiettivo completato. Quindi ora dobbiamo fare di trovare il pilota che si trova...
Brutta zona questa però, perché guarda quanta gente c'è. Oh, però almeno una missione un po' diversa rispetto al solito, che stavano un po' cominciando a ripetersi ultimamente, Qua sembra libero. Il problema è che io a guardarmi di qua non ho controllato a destra. E qui, boh, ci sarà gente. C'è solo un modo per scoprirlo. Allora, farei così a questo punto. Un primo salvataggio io me lo concederei adesso, perché comunque, anche se non tantissimo, un po' abbiamo già fatto. Quindi, per sicurezza, vediamo di... da di qua posso passare, vero gioco? Dimmi di sì, perché io non voglio fare tutto uno strano... Ah no, ma qui c'è il vicolo cieco. Non devo passare di qua. Ho letto male la mappa. Vabbè. Quindi devo andare io di qua. Ok. Oh, attenzione. Ok, carro armato che... Però mi sembra... Credo sia distrutto, però non si capisce tanto bene da questa angolazione. Però sì, mi sembra... Aia. Mi sembra che ci sia un cecchino, ecco. Quello sì. Questo è decisamente il colpo di qualcuno che si trova sul tetto. E infatti ora l'ho visto. Andiamo un po'. Eccolo. Fatto. Forse non l'ho preso in testa. No, sì, anche se potevo puntare anche un po' più in alto, però la traiettoria era più o meno quella, Ok, fatto fuori anche lui. Il pilota dove si trova? Da questa parte più o meno. Solo che io prima di recuperarlo sarà bene che sgomberi un po' l'aria, perché comunque noi non possiamo mirare col cecchino quando poi avremo... Quando avremo poi il pilota sulle spalle. Eccolo. Aspetta. Allora. Aspetta, aspetta. No, 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 no. Ok, preso. Ora però c'è un altro di qua. Eccolo. Vediamo un po'. Allora, te ti voglio prendere giusto per... Vediamo un po' se esce allo scoperto. Ok. Oh no, chi l'aveva visto? Ho guardato troppo di là. Ora ne pago le conseguenze. Vabbè, sono dovuto andare un po' brutale con la silenziata, ma in questi casi... Il cecchino non conviene. Okay, il pilota dovrebbe trovarsi comunque qui. Probabilmente si erano arrivati in questa zona per circondare il nostro povero pilota. Quindi ora vediamo di trarlo in salvo appena possibile. Però qui sento altri rumori. Aspetta. Ho sentito qualcuno parlare qua a destra. Quindi sarà bene controllare prima di andarcene. Intanto prendiamo la mitragliatrice, così ricevete una bella sorpresina se mi cogliete impreparato. Vediamo. Ma questo quando è morto, scusami? Oh, però questo sono abbastanza sicuro di non essere stato io. E sì, avevo indovinato sul rumore, perché sta arrivando qualcuno. Però finiamo di perquisire lui e poi... Ok, medikit, bene, anche granata, che l'abbiamo usata una prima, quindi ti ringrazio. Oh, questa volta devo dire che sei molto più generoso con le munizioni, Ne abbiamo ben 36 con la silenziata, più gli 8 che abbiamo già nel caricatore, quindi niente male. Vediamo, allora io controllerei per benino qua dentro prima di procedere a salvare il pilota, perché qua bisogna avere la massima accortezza. Aspetta, è molto vicino. Non so dov'è, ma ho sentito la voce come se fosse tipo... Non so se magari c'è un piano di sopra. Probabilmente sì, quindi... infatti, non immaginavo. Però prima vorrei controllare da questa parte. No. Di qua... Niente. Proviamo a salire da di qua. Vediamo di fare il giro un po' più largo. Ah. Qua però è un vicolo cieco, quindi vediamo di salire di là allora. Vediamo. Speravo che queste due scale fossero comunicanti, invece sono purtroppo percorsi a sé stanti. Ah, qui però vedo già una zona extra. Vediamo un po', perché qua sicuramente c'è qualcuno, l'ho sentito. Ok. Eccolo, infatti il mirino ora è in rosso. Maledetto. Ok.
Però non me l'ha data silenziata perché mi aveva già sentito. E meno male che qui avevo già controllato. Se non l'avessi fatto, probabilmente avrei fatto una brutta fine. Ora, lui a regola non dovrebbe avere niente. Che l'ho intravisto, sì, non ha nulla purtroppo. Quindi, vediamo un po'. Controlliamo sì col binocolo. Questa cos'è? Ah, mi sa che questo era un teatro, ma direi che è poco agibile in questo momento. Ecco, mettiamolo così. Qua mi sembra... Allora, qui dentro ci sarà il pilota scomparso. Sì, la mappa mi indica esattamente qua. Ora, ma qua posso scendere? Questo non mi era mai capitato. E allora a questo punto diamo un'occhiata anche da qua. Aia, resta dove sei. Ma da dove mi stai parlando? Scusami. Aspetta, fammi vedere col trucchetto lì del mirino in rosso. Non lo so, ma... Aia. Vabbè, ti sei fatto poco male, dai. Non è una tragedia. Eccolo. Ora però mi sono fatto decisamente male. No. Allora, aspetta. Lentamente. Potrei pensare anche di fare di nuovo il trucco della granata in champ. Però no, in questo caso forse meglio di no. Facciamo anzi la granata classica. Vai, così ti allontano quantomeno. Sperando che non rimbalzi contro il muro male. Ok. Oh, ha funzionato veramente? Non si sono spostati? Beh, oddio, in effetti era un po' strettino, il corridoio. Questo te lo concedo. Bene. Un po' brutale come metodo, ma sembrerebbe aver funzionato, tutto sommato. Quindi direi che non abbiamo fatto una scelta così sbagliata. Di qua... Comunque quanto ho fatto bene a controllarmi qui intorno. Guarda quanti soldati avremmo dovuto fronteggiare. Aia, aspetta, ce n'è uno sul tetto. Quando sento questo tipo di rumore ormai ho capito che vuol dire che è un cecchino. Però dov'è? Perché questo mica l'ho capito. È brutto quando ti colpiscono e non sai nemmeno da dove ti stanno sparando. Ora vediamo. Era più o meno di qua, quindi probabilmente sarà verso questa conca. Io farei una... Le lancerei un'altra. Tanto ne ho 6, quando le utilizzerò mai tutte. Quindi vediamo. Se non le utilizziamo ora, non le utilizzerei mai. Quindi tanto vale farlo per vedere un attimo. No, sembrerebbe che però nessuno sia stato attirato, quindi... Aia, aspetta. Questa è una brutta zona. Dov'è? Eccolo, guarda là come si era nascosto, il maledetto. Chi ti aveva notato? Però ce n'era un altro più in qua, ne sono abbastanza convinto che non era da solo, purtroppo. Infatti. Ma dov'è? Brutta gente questa. Ma da dov'è che mi sta... Forse da qua, da questo buco? No? Ah, eccolo. Ok, fatto. Non mi sembra di aver visto nessuno, a sinistra in realtà, c'è da dirlo, però. Ok, fatto fuori. E qua ce n'è almeno altri due. Fatto. Ce n'è anche un altro di sotto, l'ho visto. Ok, buono che li ho fatti tutti e tre in moviola. Oh, finalmente. Ora... questi si possono abbattere, questi camion? Credo che questo fosse l'obiettivo secondario. Però non ho il bazooka. Accidenti, qui mi sarebbe servito. Ho la TNT anche, ma... vediamo. Perché qui non vedo taniche di benzina. Quindi come li faccio saltare questi veicoli? Aia. Eccolo, maledetto. Chi ti aveva notato? Sapevo che c'era un cecchino, però. L'avevo sentito prima. Vediamo un po'. Ora è pulita davvero questa zona oppure no? Non lo so, però controlliamo. Ora andiamo un po'. Un po' più brusca. Andiamo un po' più a cattivi, qua dentro. Io spero che questi camion siano inattivi, perché sennò abbiamo un piccolo guaio. Ma proprio leggero. Qua potrei provare a mettere una bomba d'orologeria, No, comunque non mi sembra che abbiano taniche. Quindi sai che c'è?
Siccome io non voglio problemi, anche se la missione non me lo richiede, ma io una bella bomba io ce la metto. Così voglio vedere come fate con i vostri maledetti rifornimenti. Anche perché il briefing comunque lo accennava. Lo so, è una bruttissima idea perquisire un corpo mentre c'è un timer attivo, ma spero che ci metta molto meno di un minuto a frugargli le tasche. Ti prego. Ok, due granate, quindi comunque ne è comunque valsa la pena, meno male. Questo già mi preoccupa meno, che è più lontano. E di qua no, è un vicolo cieco, non c'è nessuno. Forse in realtà in questa zona potevo anche risparmiarmelo, ad andarci, ma... avevo come la sensazione che quando arrivava il pilota in qualche modo sarebbero arrivati tutti, quindi... Aia, dov'è? Ah, eccolo, eri te quello di prima che mi stava dando fastidio. Non ti avevo proprio notato da quell'angolazione. Però ora ti abbiamo fatto. Cosa ho completato? Mi sa che ho completato un obiettivo che ancora non c'era, vero? Ok. Meglio così. Qualcosa mi dice che quando scoverò il pilota mi diceva elimina tipo l'artiglieria qua dei camion. Vediamo, eh. Buono. Sì, me l'ha dato di nuovo completato, ma qua non c'è niente. Vabbè. Meglio così, almeno ci siamo già avvantaggiati. Tanto l'importante è farle le missioni, l'ordine viene dopo. Ora vediamo un po'. Ora, qui a regola dovremmo aver ripulito, se non tutto, quasi, perché comunque abbiamo fatto fuori un bel po' di gente. Intanto ricarichiamo. Qua andiamo con la silenziata, ti direi. Allora, amico pilota, dove siamo? Eccoci. Scusaci dell'attesa, ma noi facciamo le cose in modo pulito, sai com'è. Dobbiamo prima sgomberare l'area. Porta il pilota in un posto sicuro. Ok. Quindi da questa parte, più o meno da dove siamo arrivati, se non erro, no? Quindi, vediamo di portarti di qua. Io prenderei la mitragliatrice, che almeno quella vedo che la posso comunque equipaggiare. E ti direi... correre no, quello forse eviterei. Anche se siamo comunque parecchio esposti quando portiamo un corpo, quindi potrebbe non essere comunque una pessima idea correre in questo caso. Però lo faccio più che altro perché ho paura di ritrovarmi soldati all'improvviso in faccia, quindi vediamo comunque di andare piano. Poi ok, sì, è proprio da dove siamo arrivati, non mi ero sbagliato. Vai. Ora sei al sicuro. Dove ti porto? Qua? Sì. Ti direi di portarti. Quindi lascia cadere il corpo. Tieni. Elimina gli osservatori a ovest. Guarda quanta roba ho già completato. Elimina gli osservatori avanzati per danneggiare i lanciarazzi sul lato est. Già fatto. Individua i lanciarazzi sul lato est e distruggili. Già fatto. Bene, abbiamo già fatto due obiettivi senza nemmeno saperlo. Ah, però ce ne sono degli altri dall'altro lato. Ecco, questo può essere un problema. Va bene. Direi di fare un altro salvataggio, che credo che comunque dopo questo non ci sia granché altro. Quindi direi che con altri tre salvataggi a disposizione dopo questo possiamo tranquillamente cavarcela, dai. Sono abbastanza fiducioso, poi... mal che vada si ripete o non è una tragedia. Allora, vediamo. Qua, sì. Ecco, qui però non so cosa c'è, perché effettivamente la fontana qui l'avevo intravista ma non c'ero passato. Che per andare dal pilota c'era da fare tutt'altra strada, quindi non avevo motivo per passare da di qua. Ora però le cose sono un po' cambiate. Allora, vediamo un po'. Sicuramente qua ci saranno altri soldati. Di questo ne sono sicuro al 100%, però devo capire... aia! Vediamo. Secondo me qua potrebbe essere conveniente... però... no. Allora, si può fare il percorso, sì, anche dall'altra parte. Allora facciamolo. Direi che in questo caso, ora che non ci hanno notato, possiamo un minimo provare ad essere tattici, perché andarli davanti al muso non è mai una buona idea. Quindi vediamo di fare il giro largo. Da di qua per caso c'è tipo una scorciatoia.
No, mi sa che questo... Ah, sì, forse sì, è un percorso più interno. Ah, no. È un vicolo cieco. Ci ho sperato. Vabbè. Pace. Vorrà dire che dobbiamo allungare un po' il percorso. Quindi dobbiamo fare per forza il giro da qui esterno. E vabbè. Ora. Vediamo un po', perché qua sicuramente c'è altra gente. Questa zona è veramente orribile. Ok. Qui. Di qua dove porta questa stradina? Non lo so, ma... sembra triste. Vediamo un po', scusami. Questo qua... vediamo un po'. Ah, allora, lui è girato lì, è un po'... Aia. No, facciamo il giro dall'altra parte. Anche questo non mi sembra un buon punto in cui sbucare. A questo punto passiamo da questo lato, che mi sembra l'unico punto abbastanza sicuro in cui poter intervenire. Qui abbiamo di nuovo questi camion. Di sicuro ci saranno dei cecchini, ne sono sicuro, ma da qui sembrerebbe di no, eh. E infatti... neanche il tempo di dirlo che arriva il cecchino a romperci le uova nel paniere. Come si suol dire. Eccolo là. E io che volevo farla stealth. Vabbè. Però ho capito che tanto non ne vale tanto la pena, ragazzi, farla tutta stealth. Perché ci metto solo tanto tempo. E tutto sommato il gioco non ti incita neanche tanto a farlo. L'importante è tirare a segno dei bei colpi. Non questo, ecco, però. Questo non è decisamente un buon colpo. Questo già... possiamo cominciare a discuterne. Dai, l'ultimo. Ce n'era un altro, aspetta, l'ho visto. Però qui siamo troppo esposti. Facciamo il giro di qua. Eccolo. Preso al braccio, vabbè. Va bene, va bene. Non importa. Ce lo faremo andare bene. Di qua. Allora, io credo che di qua ci sarà un altro cecchino. Prevedo questa cosa. Vediamo un po' se ci ho preso. Se è esattamente come di là. Infatti. Mamma mia, siete un po' prevedibili però, amici miei. Ve l'ho pure chiamata subito. Obiettivo completato? Ma io ho sentito altri rumori. Secondo me c'è altra gente. Distruggi le piattaforme di lancio ovest. Sì, un attimo, gioco. Prima, sempre bene osservare. Poi, si agisce. Mai fare il contrario. Vediamo. No, ok, qui c'è anche il muro da dove eravamo sbucati. Una delle stradine che avevo provato a prendere. Qua sembra tutto pulito. Qua non so cosa c'è, ma aspetta. Prima facciamo saltare questi lanciarazzi, che sembrerebbe l'ultima cosa che ci resta in realtà, eh. Mi sa che dopo questa possiamo tranquillamente uscire da... possiamo già terminare la missione, vediamo. Ce lo dai buono così? Non lo so. Io mi allontano nel dubbio ora. E darei un'occhiata a cosa c'è qua sotto. Ho sbagliato. Volevo dire qua sotto. Grazie. Ora, ricaricano un attimo. E di qua, ah. Perfetto, percorso del tutto inutile. Vabbè. E a questo punto diamoci un'occhiata in giro, ricordandoci di stare ovviamente lontani da quello, visto che starà per esplodere la bomba. Qui non ci sono... buono per i colpi della silenziata. Ovviamente adesso che non ci servono però, eh. Se le avessi date un po' di missioni fa al posto che ne avevamo veramente col contagocce. Ora che ne abbiamo 58 per la silenziata non ci faccio proprio un bel niente. Vabbè. Accontentiamoci. E magari se ci sono altre fasi della missione in cui richiede lo stealth abbiamo accumulato un po' di munizioni per questa volta. Oh, ok, obiettivo completato, è bastata la bomba. Ora. Ah, obiettivo 8, esci. Ah, e oltretutto siamo anche vicini, quindi siamo stati anche molto fortunati ad averle fatte con quest'ordine. Beh, va bene, direi che comunque abbiamo ripulito abbastanza bene la zona. Ora, non so se c'è qualche altro soldato nascosto in qualche strano cunicolo, però mi sembra che il più l'abbiamo comunque fatto, dai. Non l'ho fatta quasi per nulla stealth stavolta, ma per questi tipi di missioni, francamente, lo ripeto un'altra volta, secondo me non conviene.
Il gioco mi sembra che in primis non ti incita tanto a farlo in questo, con queste tattiche. È meglio piuttosto prenderli alla sprovvista col cecchino ed eliminarli uno a uno in questo modo. Che tutto sommato danno abbiamo subito abbastanza poco, devo dire. Se uno inizia ad avere una certa prontezza con il cecchino, riesce a farli fuori senza avere troppe conseguenze negative. Quindi mi posso comunque ritenere soddisfatto. Vai! E anche questa è completata. Vediamo un po'. Salvare progressi? Assolutamente sì. E direi di poter che possiamo sovrascrivere qua. Vai. Salvata correttamente. Livello completato. Beh, direi che allora anche per questo episodio possiamo concludere qua. Spero che il video vi sia piaciuto e ci rivediamo nel prossimo.